Adesso andiamo alla presentazione dell'organico della Rosa. Silvio De Santis, Roberto Margari, Alessio Crepaldi, Gianluca Lorello, Alex Eusebio, Nico Cima, Marco Catalano, Andrea Paterniani, Fabrizio Infanti. Poi abbiamo uno dei dirigenti che fanno parte dello staff, Umberto Chiusolo, Claudio Longo, Roberto Iacobacci, Simone Antonelli, Luca De Filippis, Riccardo Greco. Poi abbiamo il direttore sportivo Andrea Argentini, Daniele Alotta, il mister Dante Marcelletti, Gianluca dei Giudici. Poi abbiamo Marco Olivieri, Alberto Piscitelli, allenatore dei portieri. Poi abbiamo anche Lorenzo dei Giudici, il capo della supporters appunto della Buona Onda, e poi con Matteo Cantarelli andiamo a chiudere praticamente l'organico della Buona Onda. Allora, buonasera, siamo in compagnia del tecnico Dante Marcelletti, prossimo a scendere in campo con il suo Buona Onda. La stagione imminente, proprio si partirà per questa nuova avventura nel campionato regionale. Sì, siamo pronti, abbiamo fatto una buona preparazione, i ragazzi li vedo belli carichi, quindi mo vediamo sabato la prima partita, quello che dirà il campo. Ecco, mister, dopo tanti anni passati proprio sul campo, anni fa si è deciso di stare dietro un po' le quinte, più preparazione, più dare direttive, c'è sempre comunque la voglia di tornare in campo? La voglia c'è sempre, perché comunque mi sento giocatore, anche se da qualche anno ho iniziato a fare questa nuova mansione. E che dire, io spero di trasmettere quello che facevo io quando giocavo ai ragazzi. Se loro mi vengono appresso, ci potremmo togliere belle soddisfazioni. Il precampionato che cosa vi ha riservato? Quali sono state le indicazioni? Beh, abbiamo fatto delle ottime prestazioni, alternate anche a delle prestazioni sottotono, però faceva parte della fase di preparazione, del conoscersi tra i giocatori e di amalgamare un po' questo gruppo. Ora contano i tre punti, quindi non c'è più amichevole, non c'è più niente, si gioca per i tre punti e bisogna vedere chi è più pronto a fare questo tipo di campionato. Ecco, il Buona Onda è pronta per la stagione, manca ancora qualcosa, c'è da ritoccare qualcosa o meglio partire intanto nel campionato? Beh, c'è sempre da migliorare, quindi giornata dopo giornata dovremmo sempre migliorare fino ad arrivare al top. Io penso che nelle prime 7 giornate si potrà capire il valore di questa squadra e dove può arrivare. Bene, intanto grazie al mister, ci trasferiamo invece al capitano Roberto Iacobacci, prima esperienza nel campionato regionale, il Buona Onda dopo un'ottima impressione nel campionato provinciale, adesso ci tuffiamo in una realtà completamente differente. Sì, siamo una squadra comunque nuova, ormai una matricola, però cerchiamo di iniziare da dove abbiamo fino all'anno scorso. È stata comunque una stagione piena di soddisfazioni, terzi in campionato, arrivare fino alla finale di Coppa, quindi cerchiamo di partire da lì, la voglia c'è di dimostrare e cercheremo di dare insomma tutto quello che possiamo dare. Ecco, vi aspettavate proprio la scorsa stagione poi di essere un po' la sorpresa di tutto quello, il panorama del futsal provinciale, addirittura poi in finale, poi battuti, però comunque una stagione da incorniciare. Sì, dentro di noi comunque c'era la convinzione che saremmo state comunque tra le pretendenti comunque ai titoli, sia al campionato che la Coppa. Certo, poi alla fine è andata tutto sommato meglio di quanto ci aspettassimo, comunque è stata una stagione abbastanza soddisfacente e
fortunatamente ci ha portato insomma i risultati sperati. Ecco, adesso si passa al campionato di serie C2, ti è stata assegnata la fascia di capitano, quindi una responsabilità in più all'interno della squadra, dello spogliatoio. Sì, sicuramente è una responsabilità in più, però comunque cerco di viverla con meno pressione e ansia possibile. Comunque sì, una responsabilità, però è anche comunque una motivazione a fare di più e a confermare comunque le prestazioni dell'anno scorso. E con Matteo Cantarelli andiamo anche a presentare la sua figura, quella dell'allenatore in seconda, catapultato poi dopo tanti anni di esperienza nel calcio a 11, questa richiesta proprio da parte della dirigenza del Buena Onda di far parte di questa famiglia. Sì, mi hanno visto molte estati fare le squadre con i miei amici per il torneo estivo qui ad Aprilia. Abbiamo sempre raggiunto gli ottimi risultati, l'anno scorso il primo posto, 2 anni fa il primo posto, l'anno scorso siamo arrivati secondi, sfortunatamente, e quindi quando ho ricevuto questa offerta non ho potuto rifiutare. Ecco, un ruolo che comunque, anche se un po' ristretto, tra virgolette, però ti porta via anche del tempo e soprattutto la possibilità di poter imparare questa disciplina che tra l'altro per te era un po' una novità. Sì, è una novità, e con il mister e con tutti i ragazzi mi aiutano ogni giorno a non farmi pesare queste ore, che poi sono molto felice di stare veramente 3 ore con loro, 6, 2 allenamenti a settimana più il sabato la partita, che ecco, posso imparare molto e chissà in futuro provare a insegnare io qualcosa a qualche ragazzo.